Ciao tesori e tesore, in questo video vi mostro una creazione che ho finito e in più è un tutorial, quindi spero che non vi annoierò. Allora, questa è la creazione che ho finito, la mia borsa che avevo già fatto vedere in alcuni video precedenti che era in lavorazione. È tutta di maglia bassa, ho messo due conchiglie, quindi è una borsa estiva che ho preso al mare. Poi ho messo una gemma, ho fatto la copertura sopra, ma non ho fatto la solina perché ho intenzione di mettere una lampo, una chiusura lampo. Poi ho fatto il manico tutto all'uncinetto e già ci sono uscita e mi piace tantissimo, tanto tanto tanto, sono proprio soddisfatta e spero che piaccia anche a voi. Io adesso vi mostro la creazione del tutorial. E prima di questo ci tengo a dire che mi scuso per tutti i video che state vedendo caricati perché non voglio diventare noiosa, ma mancano pochi giorni ormai alla partenza, quindi mi sto preparando per le ferie, non vedo l'ora e quindi cerco di lasciare più video possibili perché una volta che ritorno non riprenderò il ritmo di tutti questi video che state vedendo adesso, ci saranno meno video proprio perché avrò poco tempo. E niente, ci tenevo a precisare questa cosa e adesso vi mostro la creazione che ho realizzato. Questa è la creazione del tutorial. Questo è un orecchino. Questo orecchino lo dedico a mia nonna perché grazie a lei, questo orecchino realizzato all'uncinetto, ho potuto imparare una nuova lavorazione della maglia all'uncinetto, il ventaglio, la maglia a ventaglio. E questa maglia a ventaglio mi ha permesso di realizzare un quadrato in questo modo. Infatti, il tutorial riguarda questo quadrato che poi ho fatto diventare un rombo e ho fatto diventare questo orecchino. Niente, vi lascio al tutorial. Alla prossima, tesori e tesori. Ciao! Vi mostro come realizzare l'orecchino quadrato all'uncinetto. Quello che ci occorre sono due fili di cotone numero 8, non so se qui si riesce a vedere bene, e uncinetto numero 2, ma se avete un filo di cotone tipo il numero 5, comunque un po' più spesso, è buono, è ottimo perché la lavorazione risulterà ancora meglio, piacevole da lavorare. Io ho sbagliato i fili. Iniziamo il lavoro con l'avviamento, scusate, non l'avviare, l'avviamento di 6 catenelle. Ecco la prima. Poi mi ritrovo con 6 catenelle. Adesso punto l'uncinetto per chiudere a cerchio nell'ultima catenella, che sarebbe la prima che abbiamo fatto, in questo modo. Passo l'uncinetto, getto il filo in questo modo, prendo una maglia. Mi ritrovo così, un'altra gettata di filo e vado a chiudere a cerchio e ci ritroviamo a lavorare il nostro quadrato in questo cerchio. Nel cerchio la maglia bassa, io ho già lavorazione a maglia bassa, io ho già la prima catenella l'ho lavorata, adesso lavoro la seconda con voi, punto l'uncinetto nella seconda catenella, estraggo una maglia, sempre se riesco a mostrarvi davanti alla videocamera, getto il filo e passo all'uncinetto, ecco qua, la seconda maglia all'uncinetto lavorata, di nuovo passo l'uncinetto nella terza catenella, getto il filo, estraggo una maglia, getto l'altro filo. Ed ecco qui, e facciamo così tutto il giro. Qui lo vedete male perché davanti alla videocamera non riesco a mostrare la lavorazione come vorrei. Iniziamo la lavorazione nel tondo per farlo diventare un quadrato. Ecco qui come ci dobbiamo ritrovare con le maglie basse con questo tondo. Vi faccio vedere come faccio io il quadrato, grazie a mia nonna che me lo ha insegnato in un modo molto più semplice. Vi mostro anche la lavorazione del ventaglio, anche se non so se si lavora così, però mia nonna me lo ha insegnato in un modo molto molto semplice, quindi io condivido con voi questa cosa. Facciamo una catenella per iniziare un nuovo giro, in questo modo. Puntiamo l'uncinetto
Nella nuova maglia di inizio estraggo una maglia in questo modo, getto il filo, chiudo. Nella maglia che abbiamo appena lavorato, puntiamo una seconda volta l'uncinetto perché stiamo creando il ventaglio. Estraggo di nuovo una seconda maglia in questo modo, getto il filo e chiudo. Di nuovo una terza volta, getto il filo e scusate, estraggo una maglia. Entro nella catenella, nella maglia, estraggo il filo, getto il filo e chiudo e ci troviamo con questo ventaglio. Questo è un ventaglio che qui sicuramente non si vede, è il primo ventaglio che formerà il lavoro del nostro quadrato. Adesso lavoriamo una maglia bassa tranquillamente come lavoriamo sempre. Ecco qui. Di nuovo entro nella maglia, nella seconda maglia e lavoro un altro ventaglio. Praticamente dobbiamo lavorare 3 maglie nella stessa maglia per formare un ventaglio. Di nuovo una seconda volta il filo, rientro con l'uncinetto nella stessa maglia che ho appena lavorato, estraggo il filo in questo modo perché le papere le prendo, io voglio cercare di essere più precisa possibile, getto il filo e chiudo. Di nuovo una terza volta, estraggo il filo, getto il filo e chiudo. Ed ecco qui un secondo ventaglio. Adesso di nuovo una maglia bassa. Di nuovo lavoriamo un'altra. Vedete come si sta formando il quadrato? Guardate in un tondo come si sta formando un quadrato. Veramente carinissima questa lavorazione. Di nuovo estraggo il filo, getto il filo, chiudo. Nella stessa maglia lavoro altre 2 maglie. Prendo il filo. Di nuovo estraggo l'ultimo filo, getto il filo, chiudo, ecco un terzo ventaglio. Lavoriamo un'altra volta la maglia bassa, una sola maglia bassa e lavoriamo un altro ventaglio. Guardate come si sta formando il quadrato, forse così ve lo mostro meglio. Lavoriamo da un tondo a un quadrato. Ecco qui vi faccio vedere di nuovo il ventaglio, nella stessa maglia dopo aver lavorato la prima lavoro altre 2 maglie in questo modo e ci ritroviamo con un altro ventaglio. Ecco qui, e questo è l'inizio del nostro quadrato che adesso dobbiamo aumentare il nostro gradimento, la misura di nostro gradimento in modo che possiamo realizzare i bijou. Ci dobbiamo trovare con questo quadratino qui, tondeggiante, piccolino, e adesso dobbiamo proseguire per formare questo tondeggiante quadrato in un quadrato perfetto. Iniziamo un altro avviamento del giro del lavoro, quindi una catenella, punto l'uncinetto nella prima maglia che inizierà il nuovo giro, in questo modo, e lavoro a maglia bassa. Di nuovo una seconda maglia bassa, di nuovo una terza maglia bassa, perché sta aumentando il nostro lavoro, ci dobbiamo trovare con 3 maglie basse e adesso punto l'uncinetto nella quarta maglia e vado a lavorare a ventaglio, quindi di nuovo entro nella maglia che sono entrata adesso e faccio altri 2 giri di maglia bassa. Modo e mi trovo il primo ventaglio, eccolo qui, perché mano a mano aumenterà il nostro lavoro, quindi aumenteranno le maglie e il ventaglio dobbiamo sempre lavorarlo di 3 maglie, però mano a mano che invece di 3 maglie basse ne faremo 4 e poi 5, poi 6 secondo la grandezza del bijou che desideriamo. Di nuovo adesso lavoro a maglia bassa, quindi una maglia bassa, 2 maglie basse e 3 volte una maglia bassa, eccola qua. E adesso nella quarta maglia lavoro 3 giri per fare il ventaglio, quindi una volta ho lavorato una maglia, rientro, faccio una seconda maglia, rientro di nuovo, faccio una terza, ecco qui, che
che vedete come si sta formando piano piano il quadrato? Adesso punto di nuovo l'uncinetto nella maglia, faccio un'altra maglia bassa, di nuovo punto l'uncinetto, faccio una seconda maglia bassa, punto l'uncinetto in un'altra maglia, faccio una terza maglia bassa e nella quarta lavoro il ventaglio. Ecco qui, ho lavorato la prima maglia, rientro di nuovo nella stessa maglia, faccio una seconda maglia, di nuovo rientro nella stessa maglia, faccio una terza e mi trovo con un altro ventaglio e piano piano si forma il quadratino. Andiamo a aumentare. Vi dovete trovare alla fine del giro del nostro quadrato in questo modo con il ventaglio. Eccolo qui, questa è la fine del giro che ci permetterà adesso di iniziare un nuovo giro e dobbiamo aumentare. Vi faccio vedere come fare l'aumento. Facciamo una catenella, sempre lo stesso procedimento, puntiamo l'uncinetto nella nuova maglia d'inizio che ci permette di iniziare il lavoro. Ecco qui, e adesso abbiamo lavorato la prima maglia bassa, lavoriamo la seconda. È veramente difficile riprendere il lavoro con la videocamera. La terza, la quarta e la quinta facciamo il ventaglio. Quindi lavoriamo una maglia bassa, adesso lavoriamo altre due maglie basse, in questo modo nella stessa maglia. E ci troviamo col primo ventaglio. Vi faccio vedere questo passaggio una seconda volta in modo che potete continuare da soli. No, da sole, 1, 2, facciamo 2 maglie basse, 3, vedete come aumenta il lavoro. Prima facevamo 3 maglie basse, poi 2, adesso ne facciamo 4 e poi lavoriamo la quinta che sarà il nostro ventaglio. La prima è stata lavorata, lavoriamo una seconda volta nella stessa maglia, una terza volta, sempre a maglia bassa, mi raccomando. Riprendiamo questa maglia che mi è sfuggita, una terza maglia per fare il ventaglio, eccola qua, e mi trovo così e mano a mano si sta formando il quadrato. Ve lo faccio vedere una terza volta. Di nuovo maglia bassa, 1, 2, maglia bassa, 3, 4 e alla quinta facciamo il ventaglio, quindi 1, 2, sempre maglia bassa e 3 e mano a mano proseguiamo il lavoro. Eccomi con il mio quadrato concluso, io ho fatto la lunghezza da me desiderata di questo quadrato e per realizzare un bijou, non vi faccio vedere tutta la realizzazione del bijou, ho preferito farvi vedere solo le basi come realizzare questo quadrato in modo che poi vi potete sbizzarrire. Una volta che arrivate alla lunghezza desiderata, ricordatevi sempre questi passaggi. Vi dovete trovare col finale del giro di un ventaglio, fate una catenella, proseguite la lavorazione di maglia bassa per le maglie che vanno a aumentare e poi fate di nuovo un ventaglio e poi piano piano, una volta ottenuta la lunghezza desiderata e andate a chiudere il quadrato come farò io adesso. Girerò il lavoro in questo modo, farò un orecchino a forma di rombo e poi creerò altri bijou con questa lavorazione. Spero che il tutorial sia chiaro. Se c'è qualcosa che non capite in questo mio video, qualche passaggio, lasciatemi un commento. Cercherò di rimostrare il passaggio attraverso un altro video. E alla prossima.